Se n'è andata, finalmente sono libero. Queste sono le parole che si dice Alessandro Impagnatiello abbia pronunciato alla sua amante, una collega americana, poco dopo la scomparsa della sua compagna Giulia Tramontano. L'uomo avrebbe persino scritto che il figlio che la 29enne agente immobiliare aspettava non era suo. Una menzogna, probabilmente per convincere la collega a continuare la loro relazione. Tuttavia, spaventata, la donna avrebbe preferito evitarlo. Lei stessa infatti aveva incontrato Giulia sabato pomeriggio. Tramontano aveva scoperto che suo compagno l'aveva tradita, la collega era rimasta incinta e avrebbe poi abortito. Quando è rientrata a casa la coppia ha litigato ed è stato forse in quel momento che il trentenne l'ha coltellata e poi avrebbe anche provato a bruciare il cadavere. Lo ha poi nascosto in alcuni sacchi neri, lo ha caricato sulla sua automobile e lo ha nascosto in un lembo di terra in via Monterosa, a Senago, Milano.